Da Casalnuovo, tempio splendido del settore giovanile, in questi due giorni non poteva mancare colui che crede da sempre nella crescita dei giovani talenti del territorio e non solo. La parola all'amico direttore sportivo del Gladiator Antonio Governucci. Direttore, ci siamo divertiti in questi due giorni e seguito con attenzione le tante realtà che Casalnuovo offre. Ma innanzitutto mi va di ringraziare la mia cittadina, dico così mia perché da due anni faccio parte di questa bellissima comunità dove ci sono gente che ha voglia di fare calcio in un certo modo e lo sta dimostrando con tante manifestazioni. L'ultima è questa qui ideata dal comune di Casalnuovo, dalla scuola calcio Casalnuovo, dove c'è una proprietà che ambisce a fare un progetto importante con il direttore generale Richiello, con la proprietà Iorio D'Addio. Stanno facendo degli enormi sforzi, degli enormi sacrifici, quindi va dato merito a queste persone che stanno facendo qualcosa di importante per questi giovani casalnovesi e per giovani che vogliono ambire ad un progetto futuristico, perché vi preannuncio che secondo me Casalnuovo farà qualcosa di buono proprio riguardo ai giovani. Doveroso parlare dello splendido presente, del miracolo calcistico assoluto chiamato Gladiator targato Grimaldi e Antonio Governucci. Ma ti ringrazio, credo che quello che è stato fatto in quest'anno, la stagione calcistica 2016-2017, è qualcosa di veramente stratosferico, perché prendere una squadra di un tipo e poi portarla in un'altra maniera, totalizzando 48 punti, e stare a ridosso dei playoff con poco più di cifre, diciamo, irrisorie per la categoria, credo che veramente ha qualcosa di importante. Va dato merito alla proprietà, alla società, ai calciatori, agli uomini che hanno creduto in noi, in me e io al mio tempo, scegliere un allenatore valido come Teore Grimaldi, che ha catalizzato il meglio da questi calciatori e che prima del mercato nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Sono contento perché ieri è stata messa la ciliegina sulla torta, battendo una corazzata, una Super Cavese, e surclassandolo al di là del risultato in tutto e per tutto. Santa Maria è piazza storica, ti è entrata nel cuore sin dal primo giorno, esperienza del passato, l'esperienza di questa stagione. Un sentimento che vorrei che tu condividessi con gli amici di Sportevent. Dal tipico fischio finale, l'applauso più bello, quello del tuo popolo, della tua gente, che ti ha sempre sostenuto sia nei momenti belli come nei momenti difficili, li sappiamo tutti, ci sono stati, ed è stato nel gruppo, nelle palle, nello spogliatoio, nei tuoi attributi tripli, insieme associati a quelli del mister Grimaldi, uscirne fuori alla grandissima. Ma questo sicuramente lo devo ammettere, sono orgoglioso e contento che lo ripeti. Qua facciamo sempre elogi, elogiamo sempre tutti, però io devo dire anche un'altra cosa. E questa non è una cosiddetta marchetta televisiva. Io devo anche. Marchette le fanno gli altri. Io devo ringraziare la tua emittente a te in prima persona, perché il Gladiator, società storica, come dici tu, gli altri non l'hanno pubblicizzata e non l'hanno mai citata come l'hai citata tu, ci sei stato vicino tu, i tuoi operatori, il tuo staff, e lo dico, lo ripeto, non è una marchetta, ma è quello che sento di dire. Oggi sapevo di tutta la situazione, sono venuto qui non solo a dare un saluto ai miei concittadini, ma anche a dare un saluto a te, alla tua emittente, che sei su tutti i campi, in tutte le categorie e in tutti gli scenari del campo, dei campi calcistici campani. Ripeto, siamo stati bravi, io e il mister, a plasmare questi ragazzi, a creare un gruppo e a tutti i collaboratori che ci sono stati vicini. Io credo che sia stato fatto qualcosa di eccezionale, va dato un merito, un plauso alla Brigata Spartaca, a tutti i tifosi che ci sono stati vicini. Quindi, ripeto, qualora il Gladiator sia pronta per fare un progetto ambizioso, più ambizioso di ciò che abbiamo fatto quest'anno, Governucci e Grimaldi si tolgono il cappello e prendono in seria considerazione il Gladiator. Altrimenti è giusto che io, questo te lo dico in esclusiva, è giusto che mi guardi intorno, perché io questo lo faccio per lavoro, come lo fa anche il mister. Sarò sempre grato al Gladiator e dovrò guardarmi intorno, perché sicuramente potrà esserci qualcosa che potrà illustrarci un progetto diverso, ed è giusto che io prenda in considerazione anche altri scenari. Ripeto, Santa Maria prima di tutto, qualora ci sia la possibilità di metterci in condizioni giuste ed adeguate rispetto al miglioramento di quest'anno, altrimenti io mi guardo intorno e allo stesso tempo credo che in prima battuta è giusto condividere col tecnico Grimaldi qualche altra annata spettacolare. Dottore, grazie per questa intervista, buon primo maggio a tutti voi lavoratori e sportivi di Sportevent.